È iniziata finalmente la Serie A e siamo qui appunto per assistere agli ultimi minuti di Fiorentina-Torino. Esattamente siamo al 92esimo, sono altri 4 minuti di recupero, però insomma si può fare già un bilancio della partita, la classica partita di inizio campionato, quindi con ritmi molto tirati già dall'inizio, un primo tempo veramente apatico, molto lento. Occasioni zero. Un secondo tempo invece molto più vivace, la Fiorentina che è cresciuta di ritmo, mentre il Torino è totalmente calato. Ottima prestazione di Biraghi, perché veramente nel secondo tempo, nell'arco di 10 minuti, ha messo tre cross clamorosi. Purtroppo però la sfortuna è che sono andati alcuni di questi sulla testa di Kwame, veramente deludente oggi. Una prestazione pessima. Sbagliati tempi di gioco, tempi di stacco errati, una volta prima, una volta dopo, una volta troppo alta, una volta troppo basso, insomma, si è mangiato veramente l'ira di Dio. Oggi qua me viene da un lungo infortunio, quindi per l'amor di Dio, c'è tutto il tempo per recuperare. Però ecco, onestamente, un qua me come seconda punta, sinceramente, anzi, tecnicamente facendo la prima vicino a Ribéry, a me onestamente non convince. Un giocatore di gamba, un giocatore veloce che può giocare sull'ala in un 4-3-3, che magari può fare una seconda punta, ma con una prima punta davanti, quindi magari potrebbe essere il compagno ideale per Vlahovic, non certo per Ribéry. Ribéry ha fatto comunque una buona partita, ma soprattutto appunto il gol di Castrovilli al 78esimo, bellissimo cross di Chiesa dalla destra, oggi Chiesa schierato come ala destra in un 3-5-2. Bel cross dalla destra e Castrovilli, da classica mezzala offensiva, va a sfruttare il buco di Izzo e batte Sirigu. Un bel gol, ben costruito. Un Castrovilli, probabilmente. Pareggio! Pareggio! No, annullato. Gol annullato a Belotti, che tra l'altro è il secondo della giornata, perché al 48esimo è stato negato un gol a Biraghi per un fuorigioco millimetrico. Vediamo intanto cross di Verdi, in effetti sì, nettamente fuori gioco, probabilmente c'era anche Zazzi in fuori gioco insieme a Belotti, quindi al 95esimo rimane la partita, il risultato sull'1-0. Dicevo, un'ottima prestazione alla Fiorentina, un Torino ni, onestamente, un Torino ni, con un Izzo schierato in questo ruolo quasi inedito di terzino, di tecnicamente di spinta largo a destra, con un Berenguer che dopo anni nel 3-5-2 come esterno sinistro è stato riproposto come trequartista alle spalle di Zaza e di Belotti, quindi attaccante molto pesante per il neo allenatore Giampaolo. Nella Fiorentina ritorna, esordi intanto per Bonaventura in maglia viola, il nuovo esordio di Borja Valero, che appunto ha sostituito l'ex milanista al 79esimo. E dicevamo del gol di Castrovilli anche. Beh, scusate, prima un attimo il gol di Belotti annullato, ma mi ha fatto un attimo perdere il filo della questione. Come Castrovilli, dicevamo appunto, galvanizzato dal numero 10, numero che hanno vestito importanti giocatori ex Fiorentina come Rui Costa, come Antonioni, insomma, veramente giocatori molto 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 importanti. Una Fiorentina che nel secondo tempo appunto ha dimostrato tante cose interessanti, un Torino invece che giustamente deve ancora trovare la quadra. Intanto diciamo l'arbitro Abisso, penso che sia prossimo fischia la fine, perché si attorno i giocatori al centrocampo, dovrebbe battere anche la punizione, sì, colui che ha ideato il numero 8 da Castrovilli, e vince appunto la Fiorentina al 96esimo. Dopo 96 minuti e 10 secondi, l'arbitro Abisso fischia la fine della partita. Fiorentina vince 1-0 all'Artemio Franchi con gol di Gaetano Castrovilli. Veramente un giocatore interessante, interessante, interessante. Non mi ha convinto tanto il discorso di mettere Bonaventura mezzala destra e Chiesa come ala destra, perché onestamente molte volte il movimento di entrambi era ad allargare e veramente si pestavano i piedi l'uno con l'altro, quindi non mi ha convinto molto questa mossa. Ma ripeto, il campionato è lungo, c'è tempo per migliorare. Giampaolo può trovare la quadra. Esordio anche per Linetti in maglia granata,
che ha diciamo, seguito il suo ex allenatore alla Sampdoria, idem Murru, che però oggi non ha giocato, gli hanno preferito Ansaldi. Bella prestazione anche di Milenkovic, perché Milenkovic ha giocato come centrale destro, in difesa 3, ma molto 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 alto, molto aggressivo verso il centrocampo, andava subito ad attaccare la palla, un po' come il gioco che fa Chiellini, no, nella Juventus, quindi va molto alto in pressing. Infatti dopo 15 minuti, 15-20 minuti, subito ammonito, però giocatore veramente tanto 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 interessante. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e condividete. Ci vediamo per il prossimo Prospartita. Un abbraccio da Virgo e ciao!